Ciao a tutti, eccoci qui in questo secondo video dove abbiamo deciso di farvi vedere una spent, nello specifico una spent di effimera. Come amo useremo un amo da secca dritto, nello specifico un FV501 della Arex. E come filo di montaggio useremo un power thread da 50 denari nero. Partiamo con il nostro sottocorpo. Prendiamo delle fibre da una piuma di galloppardo e andiamo a fare le code di sostegno. Visto che è una spent da usare in acque lente e visto che di norma le mosche usate nelle acque lente devono essere un pochino più imitative, in questo artificiale andrò a fare imitare proprio le code vere e proprie dell'effimera, prendendo alcune fibre da una pelliccia di daino e andrò proprio a fare le code vere e proprie dell'artificiale. Per non fare troppo spessore vado a prendere una fibra di anatra naturale che userò per fare il corpo. La monto tenendo la parte, diciamo, in rilievo verso la curva dell'amo, in modo che quando la avvolgerò avrò già l'anellatura fatta. In questo caso si potrebbe dare una leggera pennellata di colla sul filo per aumentare la resistenza della mosca. Io non lo faccio perché sono piuttosto contro all'utilizzo di colle nelle mosche secche, perché non mi piace usarle perché aumentano tanto la rigidità. Come vedete si forma già di suo l'anellatura. Andiamo a sbloccarla. E ora fissiamo un piccolo pezzo di antron bianco che mi aiuterà ad aumentare la visibilità dell'artificiale. Ora prendo una fibra da un biot di tacchino che mi farà appunto la sacca alare e vado a fissarla. Rimaniamo abbastanza sul classico, facciamo delle ali utilizzando del CDC. Prendo due o tre piume, le sovrappongo e cerco di pareggiarle. Taglio la punta. Ripettino in avanti le fibre di CDC. Thank you.
supporto il CDC con dei passaggi di filo sotto, lo rivolgo verso l'alto. Una volta che l'ho rivolto verso l'alto, lo divido in due parti più o meno uguali. Saranno le ali. E con il classico passaggio a 8 vado a fermare. Ora prendo il mix di dubbing che mi faccio io, di lepre, maschera di lepre, cioè orecchio di lepre e scoiattolo, e vado a passare il torace dell'artificiale. E per bloccare tutto andiamo a ribaltare la sacca rare. Andiamo con delle forbici curve, su queste, a sagomare le ali.